un attimo alla sua città, che è anche la città di Vittorio Feltri. Perché ancora manca un candidato sindaco del centrodestra? Qual è il problema? Qualche tempo fa tu avevi invitato Gabriele Albertini a scendere in campo. In questo momento Albertini sembra più un problema che la soluzione, se andrà a fare il vice di De Montigny. Ho parlato proprio ieri con Albertini, mi ha detto che farà volentieri il vice sindaco e darà tutto l'apporto dalla propria esperienza al sindaco, che però ancora non è stato indicato con precisione. Ma il motivo per cui il centrodestra, ma anche il centrosinistra, fatica a trovare delle persone adatte a ricoprire la carica di primo cittadino, la ragione è molto semplice: che se uno è un professionista, se è una persona seria che ha una professione e quindi ha anche un reddito decente, è chiaro che non può andare a fare il sindaco, che è un'attività molto impegnativa e molto rischiosa anche sul piano giudiziario, e prendere 3.800, scusa se mi fai finire, e incassare 3.800 euro al mese, che naturalmente è sempre di più della paga di un operaio, però insomma non è che uno possa spendere poi anche i soldi per le cause, spendere spese legali, certo, per difendersi, e in più come fa a vivere decentemente? Quindi io, se chiedessero a me di fare il sindaco, a parte che non sono capace neanche di amministrare un condominio, figurati una città, però io non potrei permettermi di guadagnare così poco. Però non è obbligatorio scegliere per forza dei candidati civici, anche stante le considerazioni che fai. Chi andrebbe mai a assumersi tutte quelle responsabilità per uno stipendio sicuramente inferiore rispetto a quello che prenderebbe da grande professionista? Però questo ha scelto il centrodestra, e a Napoli, dove un candidato civico c'è, adesso viene messo in discussione il suo sostegno, perché da civico Maresca non vuole i simboli dei partiti accanto a sé. Direttore. Vabbè, ma però tu mi capisci che Napoli è un mondo a parte e quindi può succedere di tutto. Però insomma queste sono questioni tecniche, ma il dato fondamentale è perché non si trovano persone che facciano volentieri il sindaco per le ragioni che ho detto io, perché poi naturalmente la gente si vergogna a parlare di soldi, ma in fondo pensa solo a quelli, e quindi evidentemente il problema quello di non, scusate, un parlamentare, un deputato, un senatore, circa 15.000 euro al mese se li porta a casa. Non si capisce perché il sindaco di Milano o di, certo, Roma, che è anche molto più impegnativo il ruolo, debba guadagnare 3.800 euro. Allora anche le istituzioni si diano una regolata, perché la politica cammina sulle gambe degli uomini. Se gli, chiaro, uomini sono imbecilli, come mi sembra,